in diretta da Rimini per questa festa della WISP e della Coca-Cola. Un pezzetto dei mondiali arriva qui in Riviera. Con il progetto Vinci un pallone, dona un pallone, Coca-Cola e WISP hanno messo in relazione il calcio dei super campioni con il calcio sociale. Siete in diretta su www.wisp.it. Accanto a noi parecchi ospiti, vedete alla nostra sinistra Paolo Palma, il presidente della Lega Calcio WISP, Tiziano Pesce, responsabile del tesseramento WISP nazionale e dirigente della Lega Calcio, e al mio fianco Francesca Turchetta del settore attività. Allora, in questi giorni, Francesca, sono in corso di svolgimento i campionati nazionali WISP di calcio. Come stanno andando? Beh, stanno andando decisamente molto bene, anche come numero di partecipazione, come abbiamo visto stasera, anche partecipazione poi a tutti gli eventi che vengono organizzati da noi. Abbiamo avuto ieri un po' di problemi con il tempo, però è andato tutto bene, si è risolto tutto, per cui siamo molto contenti per questo, perché abbiamo avuto molta collaborazione anche dai campi dove giochiamo le partite e molta comprensione anche da parte dei giocatori. Grazie Francesca, rimani accanto a noi. E Tiziano Pesce, per quanto riguarda quello che stiamo vedendo qui accanto a noi, ecco, se la nostra regista Francesca Spanò allarga un po' l'inquadratura, potrete vedere che siamo al bagno 26, ecco, e accanto a noi questa piramide di palloni, Tiziano. Sì, siamo ormai agli sgoccioli, la festa sta partendo, una grande festa che coinvolgerà centinaia e centinaia di nostri tesserati, giocatori che in questi giorni appunto stanno disputando le finali e le rassegne del calcio a 11, del calcio a 7 e del calcio a 5. Una grande festa, simbolo di questa campagna che Coca-Cola ha voluto dedicare al calcio sociale dell'WISP. Per noi è davvero importante, come davvero un marchio multinazionale come Coca-Cola, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni, abbia scelto proprio l'WISP, abbia scelto proprio il nostro calcio sociale da abbinare al calcio dei campioni, per riflettere ancora una volta, ce n'è sempre bisogno, davvero sul valore sociale importante del calcio. Quindi siamo davvero contenti, fra poco vedremo davvero una grandissima festa delle evoluzioni con i mitici palloni Brazuca. Allora Tiziano, rimani qui accanto a noi. Paolo Palma, tra poco vedremo una grande festa, diceva Tiziano Pesce, ecco, che cosa vedremo? Ma penso che vedremo l'ingresso in campo di tutti quanti questi ragazzi, di queste persone che sono qui presenti alla festa della Coca-Cola, che proveranno a cimentarsi col calcio. Effettivamente, veramente il calcio per tutti, proprio per questo qua è il nostro slogan, e credo che la gente che è qua rimarchi ancora di più uno dei famosi nostri slogan, il calcio per passione. La gente che viene qua, al di là dell'invito della Coca-Cola, un marchio che veramente ha avuto sotto la lente di ingrandimento il nostro sport, lo sport sociale, lo sport della WISP, evidentemente noi anche per queste cose qua riusciamo a fare qualche cosa che attira anche queste grosse multinazionali. Grazie Paolo Palma, rimanete qui accanto a noi Patrizia Minocchi. Ecco, Patrizia Minocchi, la responsabile marketing dell'WISP. Patrizia, questo abbinamento del marchio Coca-Cola a quello della WISP è veramente, come dire, una cosa di alto valore sul livello sociale, perché come diceva la campagna, uno lo hanno vinto i consumatori Coca-Cola, ma gli altri l'hanno vinto la WISP, e la WISP poi è in grado quindi di distribuirli alle società, ai nostri calciatori, alle nostre calciatrici, ai ragazzi, come accadrà stasera. Qui ho visto, ci sono i ragazzi di tutte le età pronti a prendere i palloni e a palleggiare, e questa cosa poi piacevolissima appunto di una festa qui a Rimini a conclusione delle finali dei campionati di calcio. Ecco Patrizia, sono le 10.35 e siamo a Rimini in diretta, ovvero 22.35. Che cosa avverrà nei prossimi minuti? Allora, noi stiamo aspettando anche l'arrivo delle squadre, perché sono loro per noi le protagoniste, le squadre della Lega Calcio nostra. E poi allora verranno invitate tutte le persone, perché la sfida è questa: ce la facciamo a palleggiare in 500 sulla spiaggia? Da come le persone stanno rispondendo, io vorrei che voi girate e vedete la folla che si è accalcata.
saranno sicuramente più di 500, potevamo anche noi alzare l'asticella e dire ce la faremo in 1000, ma insomma ecco, sarà per il prossimo anno in 1000. Quello che mi fa piacere è che Coca-Cola ha come, diciamo, come obiettivo per i prossimi anni quello dello, diciamo, dello sviluppo di progetti e programmi legati agli stili di vita, quindi sono da questo punto di vista le loro pubblicità che abbiamo visto tutti in TV parlano di movimento e felicità. Grazie Patrizia Minocchi, di nuovo Francesca Turchetta e Tiziano Pesce. Chiediamo a Francesca Spano di allargare un po' le immagini, perché nel frattempo qui al bagno 26 di Rimini si sta accumulando davvero tanta gente, segno che lo sport, il calcio in particolare, non è solo quello che vediamo la sera in questi giorni di mondiali, ma è anche il calcio di base, il calcio delle società sportive. Assolutamente no, credo che lo sport vero sia quello che si vede in questi campi, dove tutti hanno la possibilità di giocare, tutti hanno la possibilità di divertirsi al di là del risultato, perché alla fine si viene qua che si vinca o che si perda. Io ho sempre detto il giorno dopo è uguale per tutti alla fine, vero Tiziano? Assolutamente sì, è poi il must della nostra Lega Calcio, davvero tantissime persone stanno affluendo al bagno 26, quindi sarà sicuramente una grande festa, una grande bella festa da vedere, lo ricordiamo, in diretta streaming internet sul nostro sito nazionale www.wisp.it. Io credo che sia un'occasione per tutti, anche per le squadre stesse, di creare un rapporto fra di loro, di fare amicizia e comunque di coltivare poi anche nel tempo queste amicizie, che secondo me è l'importante di questa manifestazione, anche questo, creare un rapporto che comunque ci unisca da qualsiasi parte dell'Italia noi proveniamo, ci unisca e ci faccia stare insieme. Intanto Francesca, appunto, stanno arrivando i nostri tesserati. Da ex calciatrice di Calcio 5, naturalmente è una parte della WISP che amo particolarmente, che sono orgogliosa, anche perché quest'anno siamo arrivati a 16 squadre e vedo molta partecipazione e molto coinvolgimento da parte di tutti, e questo mi rende particolarmente orgogliosa, insomma. Tanto, appunto, i nostri tesserati stanno arrivando, all'ingresso del bagno stanno ricevendo anche i simpaticissimi gadget offerti dalle hostess Coca-Cola, quindi ovviamente Coca-Cola è presente con gadget ed è presente con tutta la linea dei prodotti che ovviamente non dobbiamo presentare perché tutti conoscono. E intanto ci sta raggiungendo la nostra postazione Gabriele, il titolare dei bagni 26, che ovviamente ci ospitano perché questa grande festa questa sera appunto va in scena in questo splendido scenario della Riviera Romagnola di Rimini. Grazie davvero Gabriele, cosa te ne pare? No, grazie innanzitutto a voi, perché sono rimasto esterrefatto che siete riusciti ad organizzare una manifestazione eccezionale. Voglio ringraziare la WISP d'Italia e la Coca-Cola come sponsor, che veramente ha dato il massimo di se stesso come sempre. E niente, cosa vuole che dica? Vedere tutta questa gente a partecipare, dove tutti possono partecipare in uno sport semplice come fate voi della WISP a organizzare tantissimi eventi, mi sento solo di dirvi grazie e farvi un applauso per quello che avete organizzato, e sono orgoglioso che siete venuti qui nel mio stabilimento a fare questa cosa. Grazie, beh, per noi è motivo di orgoglio, perché è detto da te che vedi passare su questa spiaggia ogni giorno migliaia di bagnanti, davvero è per noi significativo. E riuscire a portarli di notte al chiarore delle stelle è una cosa meravigliosa questa qui. E poi nel periodo dei mondiali siete stati veramente fantastici, grazie ancora di cuore. Grazie a te, avremo modo di commentare nei prossimi minuti questa manifestazione. Intanto ci ha raggiunto il vicepresidente nazionale WISP Simone Pacciani. Beh, Simone Pacciani, che è stato ormai per tanti anni presidente nazionale della Lega Calcio, questa sera è qua ovviamente con noi nella doppia veste di dirigente appassionato della Lega Calcio, ma come vicepresidente nazionale. Questa sera ovviamente festa della Lega Calcio, ma direi festa, grande festa di tutta l'WISP. Sì, diciamo festa di tutta la WISP, festa veramente molto bella, c'è tantissime persone, ora siamo anche in difficoltà un po'.
compito a tenerli sotto controllo, perché c'è l'assalto a palloni, però diciamo bene, dai, ora se riusciamo a distribuire 500 palloni probabilmente riusciremo anche a fare questo mitico palleggio tutti insieme. Direi che il pallone è sempre affascinante, ed è sempre affascinante anche per chi ha qualche anno in più. Sembriamo tutti bambini questa sera. Sì, basta guardare questi bambini piccoli, tutte le che sono qui seduti accanto a queste masse di palloni, non vedono l'ora di entrare per toccarli, sono già felici, tutti a domandare ma il pallone è bellissimo, francamente è una serata bellissima, una grande rifacificazione con il calcio, con lo sport, francamente molto bene, sono molto contento. Quindi ricordiamo il pallone Brazuca, che è il pallone con cui appunto si stanno giocando i mondiali in Brasile in queste settimane, palloni che la Coca-Cola ha donato a chi appunto ha stappato e ha vinto la fortuna stappando le bottiglie di Coca-Cola in queste settimane, ma un aspetto da sottolineare è che accanto a 3.000 palloni donati ai clienti di Coca-Cola, altri 3.000 verranno regalati al calcio sociale dell'UISP. Sì, diciamo una grande operazione, diciamo mediati anche di sostegno allo sport di base da parte di Coca-Cola, 6.000 palloni, 3.000 per i clienti che partecipavano al concorso, 3.000 donati all'UISP per il calcio sociale, e una grande comunicazione mediatica, francamente c'è stata una grande comunicazione su tutti i giornali, una grande comunicazione anche attraverso Radio 105, francamente è andata veramente molto, molto bene. Speriamo ora, aspettiamo un momento il clou del lancio dei palloni per vedere francamente come, per chiudere questa bellissima esperienza. Grazie Simone. Accanto a Simone abbiamo Antonio Leti, responsabile grandi manifestazioni nazionali UISP. Beh, Antonio, direi che ovviamente la Lega Calcio è una dei settori di attività sicuramente trainanti per la nostra associazione. Le finali, le rassegne nazionali sono un momento importante dell'attività del calcio, tra l'altro su questa riviera dove in queste settimane si stanno giocando i finali della pallavolo, della pallacanestro, anche proprio in questi giorni, davvero un momento significativo per tutto il movimento UISP in questi giorni. Beh, direi che dalle parole tue sembra che sia veramente un universo UISP per quello che facciamo in molte discipline sportive, e d'altra parte la Lega Calcio è la Lega più grande, diciamo che è quella che è anche organizzata in un certo modo, direi anche piuttosto positivo, e di conseguenza queste manifestazioni, questa collaborazione con Coca-Cola, tutti questi palloni, tutti questi ragazzi, tutta questa gente dimostra come ancora noi sappiamo veramente attirare e far fare diciamo così delle operazioni interessanti anche sotto l'aspetto sociale, perché non dobbiamo dimenticare, il nostro sport è soprattutto sociale, e quindi per noi ci riempie, come dire, il cuore vedere tutte queste persone, ma direi tutte le persone che hanno anche comperato le Coca-Cola. Io ne ho comperate 4, non ho vinto il pallone, però dice che fino alla fine del mese possiamo ancora tentare, ultimi giorni. E di conseguenza, perché tutto poi finalizzato, come diceva prima il vicepresidente nazionale, al nostro sport e sociale, questo per noi veramente ci fa veramente molto contenti, molto soddisfatti. Benissimo, grazie ad Antonio Leti. Passiamo ora il microfono a Ivano Maiorella, responsabile nazionale dell'ufficio stampa della comunicazione UISP. Grazie Tiziano, rimani nei paraggi, ci stiamo avvicendando, ti ringraziamo di questa tua disponibilità. Accanto a noi è di nuovo Paolo Palma, il presidente della Lega Calcio UISP. Allora Paolo, stanno passando i minuti, sei soddisfatto di come sta andando questa serata? Io sono soddisfatto di come sta andando questa serata, e per fortuna che il tempo è clemente, perché rispetto alle intemperie di questi ultimi, di questi giorni che ci hanno accompagnato anche durante le manifestazioni della Lega Calcio, delle finali, questa sera si vede che il cielo è clemente con noi e ci sta aiutando in questa manifestazione. Speriamo adesso, fra poco incominceranno, e in bocca al lupo per i palleggiatori, insomma. E ci spostiamo al vicepresidente nazionale della Lega Calcio UISP, Enzo, buonasera. Enzo, tu ti stai occupando come tutti gli altri, nella UISP non c'è poi tanta differenza tra i dirigenti, i volontari, gli organizzatori, gli animatori, si fa un po' tutti quello che serve. Ecco, che cosa c'è dietro l'organizzazione di un evento di questo tipo che state assistendo in diretta attraverso il sito www.uisp.it?
wisp.it. Che cosa c'è dietro? Che cosa c'è stato in queste ore? Ma tanta passione, tanta voglia di fare e far sì che tutte le persone che tu oggi vedi qua presenti si stiano divertendo. Sicuramente noi per la Lega Calcio Nazionale insieme alla Wisp Nazionale, questo è un evento che sta dando molto lustro e sta dando la possibilità, considerando che fino a ieri pioveva, oggi c'è la possibilità che tutte le persone si stiano divertendo. Il lavoro e la passione che ci coinvolge a tutto il gruppo dirigente è encomiabile, perché per fare un'amministrazione del genere ci vuole tanto lavoro e tutto il gruppo, dalle qualifiche e dalla personalità di ognuno di noi, ha dato il tanto affinché tutti si possano divertire. Grazie, grazie Enzo, grazie Paolo, poi vi chiameremo di nuovo. Prego la nostra regista Francesca Spanò di allargare ancora, perché qui le persone sono diventate davvero tante e tra qualche minuto daremo voce alle immagini, perché in qualche modo le immagini parlano da sole, ovvero che cosa sta per succedere. Tutte le persone che vedete e soprattutto ragazzi e ragazze, molti dei quali partecipano alle finali del calcio Wisp, stanno per ricevere un pallone brazuca offerto dalla Coca-Cola, attraverso il quale diciamo così palleggeranno tutti quanti insieme in questa area ricavata all'interno dei bagni 26. Questa sorta di palleggio collettivo costituirà una festa, una foto notizia che in qualche modo è un po' l'evento che caratterizza questa campagna di Coca-Cola: dona un pallone, vinci un pallone. Ecco, in questo momento state vedendo la distribuzione di questi palloni e tra qualche attimo inizieranno in diretta da Rimini i palleggi, proprio per in qualche modo dimostrare che per quanto riguarda la Wisp il calcio deve essere davvero per tutti e la Coca-Cola, ovvero questa azienda che sostiene in prima persona i mondiali in Brasile e anche questo tipo di iniziativa, attraverso la Wisp vuole avvicinare il calcio dei campioni al calcio sociale. Ecco, voce quindi alle immagini, la nostra regista Francesca Spanò sta cercando di darvi il massimo della visuale, il massimo quindi della possibilità di seguire quanto sta avvenendo. E vedete appunto la distribuzione di questi palloni e tra qualche attimo in diretta assisterete appunto a questi palleggi. Sono le 23:10, siamo in diretta da Rimini, dai bagni 26 di Rimini. Ecco, prosegue la distribuzione di questi palloni e Tiziano, possiamo chiederti un altro veloce avvicendamento per quanto riguarda così l'accompagnamento dei nostri e di coloro che ci stanno seguendo, dei nostri telespettatori a questa diretta. Ecco, a te il microfono per qualche minuto. Grazie Ivano, mentre appunto le immagini di Francesca Spanò ci fanno vedere davvero la calca al centro del campo, ricavato oggi appunto al centro del bagno 26 di Rimini. Vediamo davvero ragazzi e ragazze di tutte le età, giovanissimi, meno giovani, cercare di accaparrarsi uno delle centinaia di palloni con cui fra pochi minuti inizierà, diciamo, questo lo potremmo chiamare anche flash mob col pallone brazuca. Tutti vogliono essere presenti e tutti vogliono anche immortalare questo momento particolare, una nuova iniziativa per Wisp, per la sua Lega Calcio, lo ricordiamo ancora una volta, resa possibile grazie al sostegno di Coca-Cola, che in questo mese ha lanciato la campagna Vinci un pallone, dona un pallone. Davvero milioni e milioni di bottiglie in queste settimane sugli scaffali dei supermercati, dei negozi, dei locali, per sfidare la fortuna, vincere un pallone brazuca appunto con cui si stanno giocando i mondiali in queste settimane, ma soprattutto far donare da Coca-Cola altrettanti palloni, quindi altri 3.000 palloni al calcio sociale dell'Wisp e quindi a tutte le società
che ogni giorno fanno divertire, fanno socializzare in Italia oltre 200.000 tesserate. Lo ricordiamo perché questi sono i numeri del movimento del calcio WISP, che si innestano in una grandissima associazione. Abbiamo l'onore, io da responsabile anche del tesseramento, l'orgoglio di poter sottolineare un'associazione che nell'ultimo anno ha superato il 1.300.000 tesserati e ormai si sta avvicinando alle 18.000 associazioni sportive. Abbiamo qua accanto a noi Luca Dalvit, il responsabile del settore disciplina della Lega Calcio WISP. Luca, stiamo raccontando appunto in diretta streaming sul sito www.wisp.it questa grande festa. Si stanno avvicinando al nostro microfono dirigenti, volontari, operatori della nostra Lega Calcio. Vorremmo anche da te un commento in diretta. Allora, per ora tutto molto bello, siamo alla terza giornata per il calcio a 11, seconda per il calcio a 5, femminile, maschile, calcio a 7, è una bella kermesse sportiva, si sta giocando tutto col massimo fair play e quindi tutto bene per ora. Vediamo anche come sta andando la serata oggi, direi che c'è grande partecipazione e grande entusiasmo. Oh, questa sera davvero rappresenta quanto bello sia il calcio WISP. Assolutamente sì, anche perché è un modo per incontrarsi, per scoprire nuove persone con cui passare in casi del calcio a 11, 80 minuti di buon calcio e buon tempo e niente, incontrarsi sui campi e non vedersi come avversari ma come compagni di gioco, come dovrebbe essere. Tra l'altro Luca, la tua presenza qua è ghiotta per sottolineare davvero il lavoro davvero importante di tantissimi volontari, dei nostri dirigenti, dei nostri arbitri, di tutto lo staff. Siamo qua tutti stasera, Lega Calcio al completo, la festa andrà avanti ancora per molto, ma poi tutti ritorneremo nella sede dello staff a Bellaria perché ci sarà ancora un lavoro importante da portare a termine e ovviamente non possiamo non ringraziare anche i giudici della nostra Lega Calcio. Perfetto, intanto ci sta raggiungendo nuovamente Ivano Maiorella, responsabile nazionale ufficio stampa e comunicazione, ma cedo il microfono a Ivano non prima di annunciare che ci sta raggiungendo il nostro presidente nazionale Vincenzo Manco. Grazie, grazie Tiziano e proseguiamo nella descrizione di tutto quello che sta avvenendo. Vedete che in questo momento la nostra regista è un po' coperta perché in qualche modo continua la distribuzione proprio di fronte alla nostra postazione video, però esattamente alle spalle della postazione video c'è una situazione diciamo estremamente vivace, anche un po' caotica di gioco con questi palloni brazuca che rappresentano proprio l'ideale congiunzione tra quello che è lo sport diciamo professionistico dei campioni, lo sport spettacolo e quello che è lo sport sociale, lo sport di tutti i giorni. Ecco, diciamo che in qualche modo da questo punto di vista quello che viene fuori è un po' una metafora del grande mondo del calcio, ma allo stesso tempo anche una sorta di insegnamento che viene dallo sport sociale verso lo sport dei campioni, visto che in questi giorni, in queste ore ne stanno succedendo un po' di tutti i colori, però non è di questo in realtà che noi stasera vogliamo parlare perché siamo di fronte ad una grande festa. Vincenzo Manco, il presidente nazionale WISP, ci ha raggiunto qua in diretta da Rimini. Buonasera Vincenzo. Buonasera a voi. Ciao. Allora, che idea ti sei fatto? Innanzitutto vedendo un po' quello che sta avvenendo e che noi con www.wisp.it stiamo trasmettendo in diretta. In questo momento siamo stati raggiunti da un pallone, prego, fai pure, un bambino che palleggiando appunto ce l'aveva appunto lanciato tra i piedi, ecco. Siamo in diretta, quindi succede un po' di tutto. E Vincenzo Manco, ecco, questa WISP che stasera insieme a Coca-Cola dà vita ad una festa un po' unica nel suo genere. No, una grande festa. Io credo che, anzi, per come dicevi tu prima, ci sia la necessità un po' di far vivere il rapporto con il pallone, con la sfera in un modo diverso, festoso, gioioso, popolare, divertendosi.
ed è, credo, questo sia il rapporto e, come dire, la volontà che ci ha mossi anche nel chiudere, ecco, questo rapporto, questo, insomma, inizio anche di partnership con Coca-Cola, rispetto anche a quello che è lo scenario, insomma, dei mondiali, dei fatti dei giorni recenti. Io credo che si sia utile al movimento del calcio ritornare ad essere popolari, e uno dei primi elementi per sentirsi davvero popolari è la festa, riprendere il rapporto, le relazioni sociali, sorridere, ecco, con il pallone nel momento in cui si palleggia e si vivono situazioni del genere. Ecco, Vincenzo Manco, ancora un'altra impressione, ti chiediamo quanto è importante che la WISP ogni settimana sia presente con circa 10.000 partite giocate in tutta Italia, nei campi di periferia, nei piccoli come nei grandi centri, e partendo proprio dal basso, dalla base, questa base così popolare che ha il calcio e che la WISP coglie. Ecco, di fronte a un movimento di questo tipo probabilmente c'è bisogno anche che il calcio professionistico ascolti questa voce. Sì, io credo che sia arrivato il momento, proprio in un periodo in cui il paese è ormai coinvolto e, mi verrebbe da dire, travolto da un'area utile, riformatrice complessivamente di quello che sarà e dovrà essere il sistema paese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Credo che soprattutto il mondo professionistico nel rapporto con il paese abbia bisogno di riprendere il legame vero con, non solo con le periferie, ma soprattutto con le società sportive di base. Io credo che sia, come dire, necessario oggi che il mondo professionistico si faccia un bagno di umiltà, soprattutto tenendo in considerazione ciò che sta accadendo in questi giorni, in queste ore, nella Federazione Gioco Calcio. C'è bisogno di un segnale chiaro e di dare valore alle esperienze quotidiane che, ripeto, non solo nelle periferie ma anche nei campi, nell'impiantistica sportiva di base, il mondo del calcio, le famiglie, i ragazzi, le società sportive, appunto, di base, lo sport sociale riesce ad esprimere. Credo che questo sia un esempio da riprendere, da riconnettere con lo sport professionistico per tornare ad essere uno sport popolare. Grazie Vincenzo Manco. Grazie a voi, buona festa. Proseguiamo con queste immagini. La nostra regista Francesca Spanò sta facendo davvero del tutto per dare la possibilità di così trasmettervi un po' di questa festa, di questo palleggio collettivo, anche se è davvero, davvero complicato, perché a un certo punto le persone sono diventate davvero tantissime. Ecco, in questo momento vedete tutti i palloni in aria che si stanno lanciando. Ecco, questo è il momento centrale, questi 500 palloni in aria. Siamo in diretta da Rimini, dal bagno 26. Ecco, questa è la testimonianza, quasi un dar voce alla base, verso l'alto, allo sport di tutti, allo sport sociale, e questo pallone vuole arrivare davvero, davvero in alto, vuole arrivare a toccare un ambiente che probabilmente ha bisogno, ecco, di avvicinarsi un po' al calcio semplice, al calcio etico, al calcio sociale, al calcio di tutti i giorni. In questo momento vedete che le persone cominciano, un po' come alla fine di una partita, ecco, in cui i protagonisti però sono stati direttamente coloro che hanno partecipato, quindi le persone che stanno prendendo parte ai campionati, alle finali nazionali del calcio WISP, stanno un po' guadagnando l'uscita di questo rettangolo di gioco che è stato costruito e improvvisato dalla WISP. Vi ricordiamo che siete in diretta dal bagno 26 di Rimini, WISP e Coca-Cola insieme, per la tappa finale del progetto Vinci un pallone, dona un pallone. Con questo progetto,
Coca-Cola e Wisp hanno messo in relazione il calcio dei supercampioni e quello sociale. Il simbolo di questo legame è rappresentato dal pallone Brazuca, lo stesso utilizzato durante i mondiali in Brasile. Ricordiamo infatti che Coca-Cola ha donato alla Wisp 3.000 Brazuca che verranno destinati a società sportive che si distinguono per progetti etici e sociali. La consegna simbolica di questi palloni è avvenuta proprio in questi minuti a Rimini, nel bagno 26, durante una grande festa di musica e di sport, in occasione, lo ripetiamo, delle finali nazionali dei campionati WISP, che hanno riunito sulla riviera romagnola centinaia di calciatori provenienti da tutta Italia. Per 3 giorni, che proseguiranno anche domani, sabato e domenica, e 3 giorni dedicati allo sport e al calcio. Una grande kermesse, questa alla quale avete assistito e che noi vi stiamo dando in diretta attraverso il sito nazionale WISP, www.wisp.it, una grande kermesse in spiaggia con una sorta di sfida di palleggio collettivo in cui in palio non c'era il fatto di arrivare primi ma di partecipare. Questo è il messaggio che Coca-Cola e Wisp hanno lanciato in questi minuti da Rimini. Direi Francesca Spanò, che ci sta supportando per le immagini e per la regia, che possiamo chiudere qui la nostra diretta. Vi ringraziamo a tutti voi che ci avete seguito, ringraziamo i dirigenti, i volontari, gli organizzatori della Lega Calcio Wisp che si sono avvicendati al microfono. Abbiamo cercato di darvi conto un po' di tutto, abbiamo avuto ospiti anche il presidente nazionale Wisp Vincenzo Manco e il vicepresidente nazionale Simone Pacciani da Rimini. Grazie per averci seguito, a presto, rivederci e risentirci da Francesca Spanò e da Ivano Maiorella della redazione nazionale WISP.